che non si sta effettivamente investendo sulla partecipazione, questa legge non sta funzionando. Lo dicono i dati, si è investito, sì, forse un po' di più rispetto all'anno scorso, 250.000 euro, ma sono effettivamente molto pochi rispetto a chi fa la domanda. E abbiamo visto che su 73 progetti presentati ne sono stati certificati 64, finanziati 17, il 23%, sono pochissimi. Sono pochissimi perché non si vuole investire nella partecipazione. Diciamo che oltre a questo, che è una delle criticità per cui questa legge non funziona, c'è anche un'altra questione che abbiamo ribadito in diverse occasioni anche in quest'Aula, che è il fatto che gli amministratori non sono vincolati ad applicare le proposte e a fare proprie le iniziative che vengono dal basso e che sono frutto del processo partecipativo. Io lo ripeto, l'ho già detto anche in commissione, io a Crevalcore ho avuto esperienza diretta, per cui a un certo punto si è deciso di finanziare questo progetto partecipato, però essendo fine legislatura si è deciso, innanzitutto non si è riusciti nemmeno a fare una relazione, una sintesi finale di tutte le proposte arrivate dalla cittadinanza, e si è deciso di posticipare al mandato successivo un ulteriore confronto con la cittadinanza, però di fatto nessuna di queste proposte sono ancora al momento state recepite da parte dell'amministrazione, eppure questo progetto i finanziamenti li ha ricevuti, quindi più che diciamo un incentivo alla partecipazione, questo diventa un disincentivo vero e proprio. E quindi quello che chiediamo, anche in vista, mi sembra di capire, anche di una revisione della legge 3 del 2010, è di rendere maggiormente vincolante l'amministratore pubblico al recepimento delle iniziative che arrivano dal basso e investire molto di più, perché obiettivamente i comuni che partecipano sono pochi, se di questi pochi non riusciamo a finanziare neanche la metà, cioè stiamo parlando di 8 richieste da parte dei comuni e 7 di unioni di comuni e 2 indicati come altri enti, quindi sono veramente diciamo pochissimi e a questa legge e a questi bandi di partecipazione vengono riservate veramente le briciole di un bilancio che potrebbe permettersi un investimento maggiore. Per quanto riguarda invece la programmazione, quello che notiamo è che non c'è spazio per approfondimenti sulla gestione per esempio dei servizi pubblici o per esempio sui bilanci partecipati, quindi anche attraverso il nostro emendamento chiediamo che vengano inseriti nella programmazione i bilanci partecipati, chiediamo proprio l'introduzione di questo aspetto secondo noi molto importante, anche in un periodo storico in cui i cittadini chiedono sempre di più di poter partecipare alla vita amministrativa del proprio comune, della propria amministrazione e far la propria parte, quindi ci sembra veramente importante e fondamentale investire molto di più rispetto a quello che si sta facendo, perché obiettivamente questa legge non la si sta facendo funzionare. Io devo dire che è apprezzabile il tentativo di difendere l'indifendibile, però i dati sono dati e se siamo riusciti a finanziare 17 progetti su 64 certificati, penso che sia utile prendere atto della realtà e non tentare sempre di difendere ciò che non è. Tra l'altro una cosa che ho dimenticato di dire prima, io non avrei nemmeno scomodato Ervet per l'analisi di questi dati, cioè stiamo parlando di 17 progetti, potevamo farlo anche in house tra virgolette senza dover scomodare Ervet. E tra l'altro rispetto alle parole del consigliere Boschini leggo una leggera contraddizione rispetto alla volontà della Giunta di modificare questa legge 3 sulla partecipazione, che evidentemente mostra delle criticità, però prima ne prendiamo atto e prima possiamo migliorare questa legge e sicuramente l'assessore ci troverà da questo punto di vista disponibili a modificarla. Tra l'altro volevo far presente sempre al consigliere del Partito Democratico e lo volevo invitare a leggersi un report che è stato fatto giovedì 16 aprile 2015 con il dottor Leonardo Draghetti, tecnico di garanzia in materia di partecipazione, con i referenti dei progetti e bandi regionali, che sottolineano diverse criticità. Sono 3 paginette, si possono trovare anche sul sito della partecipazione, che evidenziano che probabilmente delle cose da modificare ce ne sono e che non funziona tutto a meraviglia come ci è stato palesato in quest'Aula. Quindi la nostra piena disponibilità a modificare questa legge e a farla funzionare.
Ripeto, prima si prende atto della cosa e prima si può migliorare. Quello che noi faremo sicuramente da parte nostra, oltre ovviamente a dichiarare disponibilità a modificare la legge, è sicuramente quello di invitare a livello locale le amministrazioni e i sindaci a partecipare a questi bandi e sollecitare così la giunta regionale a investire molti più soldi rispetto a quelle briciole che sono state investite nel bilancio.